Buon pomeriggio dal Tecnobull Rugby Park, siamo qui per la quinta giornata di campionato di Serie A2. Oggi giocano la Fiorini Pesaro Rugby e ospita il Viadana Rugby. Viadana primo in classifica, Pesaro ottavo in classifica. È una partita sicuramente difficile già dalle posizioni in classifica che abbiamo appena detto, però mai dire mai, l'anno scorso sappiamo come è andato a finire, quest'anno vedremo. Sono qua in compagnia con Mattia Bonacoscia che gli do il benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, oggi partita molto interessante per il Pesaro Rugby che va appunto a affrontare Viadana, prima in classifica. Ricordiamo Viadana cadetta di una seconda squadra, la prima squadra milita nel campionato di Serie A Elite. Oggi partita molto intensa, formazione pesarese che propone. Giacomo, ti lascio la parola, sulla formazione pesarese. Allora, abbiamo in prime linee Leva, Fenner e Rios, che è la sua seconda partita qua con la Fiorini Pesaro Rugby. Seconda linea Venturini e Conen, terza linea Tontini, Antonelli e Ibrahim, 9 Boccarossa, 10 Azzolini, alle ali Erbolini e Venturini, centri Dell'Acqua e Paletta, ad estremo Joubert. La formazione ospite che invece presenta Alailo come pilone, Casasola, Taloner, Vallesi altro pilone. Seconde linee Priola, Gattia, terze linee Crea, Gamboa, Sarzi, 9 Maestri, 10 Paternieri, alle ali Bussaglia e De Viglieris, centri Gigli e Orellana, estremo Savino. Inizia la partita con il primo pallone che andrà nelle mani di Viadana, che subito calcia lontano, dove c'è Michael Azzolini che aspetta un po' prima di prenderla, muove per l'estremo Joubert, quasi pronto a calciare, invece decide di tenere il pallone e cercare di conservare il possesso. Boccarossa subito, che era stato chiamato da Paletta, arriva Cone che si fa subito sentire, palla che questa volta invece viene calciata dove non c'è nessuno, palla che però non deve andare nella linea di meta, così invece è. Questo va a vantaggio di Viadana. Sì, un calcio da parte di Azzolini centrale, cerca un guadagno territoriale, ora è un drop line, sarà la squadra di Viadana a portare avanti il pallone con un calcio di drop. Comunque possiamo dire ci sarà un guadagno territoriale, dalla metà campo la squadra pesarese riuscirà a avanzare. Adesso vediamo dove andrà il pallone, nelle mani sempre di Michael Azzolini. Ecco qua Erbolini, tornato titolare dopo il lungo infortunio, appunto al ginocchio, un calvario per lui. Arriva qua Fenner, aiutato da Tontini. Boccarossa decide di giocare sempre nel lato chiuso con Paletta, Dell'Acqua che conserva bene il pallone, non va fuori. Insiste Pesaro, cerca di accelerare il ritmo. Ecco subito Rios che fa sentire i suoi chili. Fenner qua che gioca dietro con Azzolini, bella giocata qua di Pesaro con Joubert. Antonelli che preferisce tenere il pallone invece di muoverla, idea giusta. Sì, Pesaro che sta riuscendo ad avanzare, riesce sempre a prendere metri. Boccarossa ora da 9. Arriva un vantaggio anche per Pesaro, ulteriormente placcaggio al collo, prova a giocare qua, Dell'Acqua, gioca un bel riciclo con Paletta, pallone che però si ferma lì. Ottima la pulizia di Tontini. Rios e Cone, due uomini più pesanti di Mischia che si fanno sentire. Arriva Leva, bellissime mani, bravo Quazzolini, però uomo lasciato da solo, forse potrebbe essere un tenuto, invece non è così. Qui palla servita male. Si torna su un vantaggio, un precedente vantaggio per un placcaggio alto, posizione penso centrale, altezza 22, penso che la squadra di Pesaro decida di andare a prendere i tre punti. Sarebbe la scelta giusta, perché prende subito tre punti. È proprio così, Boccarossa lascia il pallone a terra, ora l'arbitro che richiama i due capitani. Non vuole giustamente avere un gioco scorretto durante la partita. Ma penso si vada proprio per i pali, Joubert si sta già avvicinando al pallone. Sì, pali. Pesaro che cerca subito di dare il distacco di tre punti dalla squadra ospite. Sono subito tre punti appunto importanti, soprattutto in una partita così che sai che la squadra ospite è molto molto forte, sulla carta più forte, però comunque intanto mette tre punti, va in vantaggio di 3-0 ed è subito un segnale per gli ospiti che devono subito cercare di recuperare il risultato. Su Joubert comunque ancora deve piazzare il calcio, quindi arriva la realizzazione di Joubert, subito 3-0 Pesaro.
ed è subito un bel segnale, un bel avvio di partita. Pesaro che comunque ha tenuto molto bene il pallone, ha creato una bella manovra offensiva e sono arrivati i primi 3 punti della partita. Adesso Viadana che ricomincerà con un drop, il pallone che tornerà nelle mani di Pesaro. Paternieri, anche capitano, adesso col pallone in mano avrà il compito di calciare. Arriva Boccarossa che chiama, sicuro, molto bravo, salta così non lo possono placcare in aria. Adesso Zorini che prende il compito di Boccarossa, giustamente è stato placcato. Qui un po' di confusione tra Venturini e Fener, comunque pallone che rimane nelle mani. Adesso Boccarossa torna a fare il suo compito, Giuberta a calciare. Jackson. Pallone che finisce nelle mani di Savino. E Tontini con un ottimo placcaggio. Molto bravo, non si è fatto intimidire dal suo step. Qui molto bravi due giocatori di Pesaro. Rio Secone, che si sono fatti sentire. Buonissima la difesa di Pesaro in questo momento, che non subisce l'attacco di Viadana. Qua giocano molto veloce gli ospiti, quasi un tenuto, ma non è così. Sì, ottima la difesa pesarese che non riesce, non dà anzi la possibilità alla squadra di Viadana di avanzare. Pesaro subito molto decisiva nei placcaggi, uomo subito a terra, ora Viadana che sta avanzando. Viadana che sta cercando di alzare il ritmo, provare ad avanzare. Pesaro che comunque sta difendendo molto molto bene. Potrebbe arrivare un vantaggio, così non è. Gioca veloce qui Viadana. Arriva il buonissimo placcaggio di Fenner, sempre decisivo in difesa. E qui arriva un bellissimo angolo da parte di Priola. Un passaggio in avanti. Era un bellissimo angolo, una bellissima linea di corsa, però l'arbitro nota il passaggio da parte del numero 9 in avanti. Pesaro che deve stare concentrata, perché comunque non può permettersi questi errori, di fianco all'Erac, deve essere subito pronta. Ora andiamo invece con la prima mischia di giornata, vedremo se tra i due pacchetti di mischia chi avrà la meglio, ecco. Sì, come detto te, bisogna stare molto attenti a quel tipo di situazione, cercare di evitare i buchi vicino al punto di incontro. Comunque passaggio in avanti, quindi graziata la formazione di casa. Adesso sì, avremo la prima mischia di giornata a favore di Pesaro, giustamente, passaggio in avanti, quindi possesso in favore dei padroni di casa. Adesso vediamo i due pacchetti a confronto. Fin qua tutto bene, e invece no, crollano. Crollano le prime linee dalla nostra parte. Sì, l'arbitro penso faccia ripetere la mischia. Problemi tra Vallesi e Leva. Adesso arbitro che richiama i giocatori subito per cercare di evitare di nuovo crolli. Risegna il punto. Vediamo se questa seconda mischia andrà a buon fine. Vediamo poi anche quale sarà la giocata di Pesaro, se calciare o giocare palla a mano, ma credo che si calcerà. Sì, Pesaro forse è costretta qua a calciare, anche perché non può permettersi di giocare in queste zone di campo. Vediamo ora le mischie, Viadana forse un po' più avanzante. Ora Zolini che voleva calciare ma è stato bloccato purtroppo da Dell'Acqua, non si sono capiti. Ora Giuberta. Un po' di difficoltà qua per Pesaro. Ricordiamo, abbiamo anche la fortuna di questa squadra che ha la possibilità del gioco al piede sia da parte di Azzolini che Giubert, possono fare entrambi il doppio play, quindi possono muoversi entrambi come due numeri 10 e danno magari più possibilità alla squadra di avanzare. Qua placcaggio al collo di Cone, che infatti viene visto molto evidente, e infatti arriva il calcio di punizione per Viadana. Qui Cone che dice qualcosa al giocatore avversario, non ho ben capito cosa. Sicuramente non era una cosa carina, infatti arbitro che lo va a richiamare. Potrebbe anche rischiare poi il cartellino se l'arbitro deciderà così.
Adesso vediamo la decisione di Paternieri, quale sarà, credo appunto di andare in tuscia. Milano che vuole andare per i punti importanti, vuole andare per la meta. Sì, comunque abbastanza giusto, non prende un bellissimo calcio in touche, comunque era una posizione abbastanza difficile, erano più di 40 metri per andare a cercare i tre punti. Non era sicuramente appunto una zona di campo bella per calciare in mezzo ai pali, comunque. Prima touche di giornata. Arriva la prima touche di giornata, esattamente, adesso a favore di Viadana, vediamo come andrà. Qui saltano in ritardo i uomini di Pesaro. Viadana che riesce a conservare il pallone e avanza anche di qualche metro. Avanzano tanti metri. Adesso qua Pesaro che deve cercare di difendere senza neanche far falli. Viadana che sta andando molto molto bene. Sì, ottimo in questo il momento. Di drive di Viadana. Arriva anche un vantaggio per Viadana. Sicuramente un fallo qui. Gatti ha deciso di prendere a spintoni Venturini. Per poco Viadana non è riuscito ad arrivare in meta qui. Adesso insisteranno. Pesaro che prova a difendere in tutti i modi per evitare la meta. E arriva la meta. L'avevamo un po' intravisto che sarebbe arrivata prima o poi. Sì, più che altro. Che stava insistendo molto ed è arrivata la prima meta di giornata per Viadana. Sì, più che altro pacchetto di mischia di Viadana che è molto avanzante, un drive veramente decisivo. Adesso arriverà Paternieri per segnare altri due punti. Risulta che adesso potrebbe passare sul 7-3, posizione favorevole per il numero 10 di Viadana. Pesaro che adesso deve cercare un po' di risistemare le idee. Arriva la realizzazione di Viadana. Venturini che quasi ci stava arrivando. Comunque il risultato che va sul 7-3 per gli ospiti. Adesso Pesaro che dovrà cercare di recuperare il risultato. Sì, partita ancora tutta da vedere, partita ancora aperta. Ora Azzolini, vediamo se riproporrà un drop centrale. Penso di sì, infatti abbiamo notato Venturini schierato proprio al centro del campo. Ora Viadana che attacca. E qua Priolla si è fatto sentire su Venturini, nonostante comunque sia entrato abbastanza sporco forse. Arbitro che comunque non ha visionato questa cosa. Qua Viadana che comunque avanza ma esplode il pallone. Pallone che va da Dell'Acqua, Erbolini che viene placcato irregolarmente da Bussaglia. Gambe che vanno sopra le spalle e giustamente viene fischiato un fallo. Non era placcaggio al collo. Arbitro che ha dato il fallo per placcaggio al collo, ma non era così. Sì, possiamo aprire un attimo una nota su Bussaglia, Thomas, ragazzo 2003. Sempre ha militato, ha fatto tutte le giovanili nel Fano Rugby, proprio attaccato a noi, e oggi invece si ritrova il primo anno nel campionato di Serie A a giocare con Viadana. Eh sì, un bello step per lui. Adesso comunque continuiamo con la partita, che c'è una ottima occasione per Pesaro. Che però non viene utilizzato bene, nonostante comunque palla per Brahim, che riesce a conservare il pallone. Qua Tontini che per poco non è arrivato in meta, peccato perché aveva sorpreso la difesa di Viadana. Qui attenzione che Paletta quasi arriva in meta, viene fermato. Arbitro che fischia alla fine del vantaggio, torna sul punto. Non ho capito per che cosa fischiate in questo tipo di situazione, forse un avanti, non lo so. Comunque calcio di punizione sempre per Pesaro, avrà una seconda chance. Sì, adesso vediamo la scelta anche da qui, può essere una scelta per i pali, comunque siamo abbastanza vicini.
dopo l'ultima touche suppongo si vadano a prendere 3 punti per avvicinarsi sempre di più al risultato. Infatti è così, è per i pali, è Joubert che andrà a cercare 3 punti per portare il risultato a 6-7. Sarebbero altri 3 punti importanti, comunque finché rimani lì nel risultato, che ti avvicini sempre di più, comunque metti pressione agli avversari, è sempre una buona cosa, piuttosto che appunto provare a fare la meta e poi non realizzarla, allora sarebbe ancora peggio. Comunque adesso potrebbero essere segnati altri 3 punti. Pesaro che ha, nonostante un po' di difficoltà nel tirare fuori il pallone dalla touche, è riuscito comunque a creare una buona azione. Adesso vediamo Joubert che cosa riuscirà a fare. Speriamo appunto che lo realizzi per segnare nel tabellino altri 3 punti. Arriva la realizzazione di Joubert, perfetto, non sbaglia. Oggi è importantissimo quando si calci in mezzo ai pali, quando sono i calci di punizione, sempre segnarli, perché non sempre si avranno queste occasioni, e soprattutto in una partita del genere, appunto, più sfrutti le occasioni a tuo favore, meglio è. E quindi sì, forse soprattutto in questi momenti in cui la partita ancora è chiusa non si è vista molta differenza tra le due squadre, anzi forse una percentuale più alta nel possesso pesarese. È importante sfruttare tutte le occasioni per cercare di segnare punti. Ora Venturini che riesce a tenere molto bene il pallone nonostante la pressione di Viadana. Adesso Boccarossa va a giocare con Azzolini che calcia dietro la linea di difesa di Viadana. Adesso Savino che prova a ripartire con Bussaglia, viene fermato però subito da Paletta. Adesso qua Pesaro che riesce a recuperare molto bene il pallone con Fenner. E l'abbiamo. Adesso qua Boccarossa che gioca con Azzolini, che vede un'occasione dietro dove non c'è nessuno. Savino con un po' di difficoltà riesce a prendere il pallone. Metti pressione quel pagliaccio. Tui Tantini che riesce a fermarlo. È una buona azione qua da parte di Viadana. Sassolini che riesce a recuperare il pallone. Questo è fallo da parte di Viadana, che però non viene fischiato. Sì, il 14 di Viadana era il placcatore, ha buttato a terra il giocatore pesarese Azzolini e ha messo subito le mani sul pallone. Scelta forse un po' commentabile da parte dell'arbitro. Sì, diciamo che qui l'arbitro non è stato molto attento. Comunque adesso pallone per Viadana, erano riusciti comunque a fare un buon contrattacco. Un Pesaro che comunque stava facendo in tutti i modi per evitare delle imbarcate durante i contrattacchi di Viadana, che comunque sono molto veloci e imprevedibili. Comunque Pesaro si sta comportando fino a questo momento molto molto bene. Adesso touche completa per Viadana, manca però il pallone. Sarebbe importante evitare il drive che è successo prima, ossia una grande avanzata da parte di Viadana. Qui Viadana che si imposta molto molto bene e riescono un po' a guadagnare terreno. Brain che prova ad andare a mettere le mani nel pallone, comunque molto molto bene la difesa di Pesaro. Adesso Viadana che prova a giocare al largo, c'è una superiorità numerica. E qua arriva Bussaglia che per poco non riesce a prenderla, comunque l'ha toccata in avanti. Sì, buona difesa pesarese, ha risposto bene al drive rispetto a prima. Si è difesa bene anche sul calcio del passaggio da parte del capitano di Viadana. Ora sarà una mischia 5 per Pesaro, che dovrà sfruttare per tenere possesso e poi liberare il pallone. Eh sì, Pesaro si è comportato molto bene anche in questo caso in fase difensiva, con una buona difesa sul drive e anche il gioco a largo. Comunque per poco Bussaglia non è riuscito ad arrivare a prendere quel pallone che l'ha sfiorato e l'ha toccato in avanti. Comunque si ripartirà con una mischia a favore di Pesaro, che fino in questo momento ha visto Viadana
surclassare, diciamo, un po' la mischia di Pesaro. Vediamo in questo caso se cambierà qualcosa. In questo momento mischia di Pesaro che sta un po' soffrendo sul lato sinistro, dove c'è Leva. Tontini lo deve aiutare in questo caso. Vediamo adesso quello che succederà. Mischia che rimane stabile in questo caso, con Pesaro che riesce a fare anche dei passi in avanti. Qua Joubert che calcia, calcia fuori. Un buon calcio, giusto, importante, doveva buttare fuori il pallone all'interno dei 22. Ci è riuscito, è difficile la posizione, non poteva rischiare, non riusciva a fare più guadagno territoriale. E infatti ora è di nuovo Viadana che attacca poco dentro i 22 pesaresi. Sì, si ripartirà di nuovo con una touche per Viadana. Credo che rimposteranno un drive, nonostante comunque prima non abbiano tanto avuto successo. Qui pallone che arriva con un po' di difficoltà, infatti che non rimane nelle mani del numero 4 di Viadana, Priola. E Viadana perde un po' di metri. Prova a giocare fuori adesso Viadana, che insiste. E arriva un calcio di punizione a favore di Pesaro. Secondo me è perché sono entrati male i giocatori di Viadana. Infatti Astolini ha preso una botta nella testa. Sì, forse ha un'entrata alta, sì, un'entrata scorretta dalla parte di squadra di Viadana. Ora è un calcio di punizione ottimo, direi, per uscire da questa zona di campo per Joubert. È una buona occasione per adesso per Pesaro. Comunque cambia il possesso, si andrà in touche. Joubert fa un buonissimo calcio. Touche adesso a metà campo. Vediamo cosa decideranno di fare. Cosa deciderà di fare la mischia pesarese. Adesso Leva che va a comunicare a Fenner la giocata. Touche poi a 5, non completa. Qui bellissima la touche di Pesaro con Antonelli che prende il pallone. E qui dell'acqua che prova a guadagnare terreno. Palla che esplode. E Venturini che si butta. Adesso Tontini che va a prendere il ruolo di Boccarossa. Rios che entra molto duro, non viene placcato sul posto. Guadagna qualcosa. Fuori gioco, 13 qua. Un metro. E qui era bella la giocata di Pesaro. Comunque c'era un vantaggio perché c'era un fuorigioco. Peccato, si era creata una bella occasione qua per Pesaro. Comunque avevano costruito una bella superiorità numerica. Peccato. Sì. Però sì, abbiamo visto che Pesaro con la palla alla mano può creare veramente situazioni che possono mettere in difficoltà la squadra di Viadana. Pesaro deve insistere, secondo me, su questo stile di gioco. Bisogna che tiene il pallone in mano. Intanto un ottimo calcio per Joubert che porta la squadra di Pesaro poco fuori 22 di Viadana. Adesso Pesaro che piano piano sta guadagnando terreno grazie al fare di Viadana. Abbiamo sempre detto che la disciplina è fondamentale. Sì, in questo campionato la disciplina sicuramente è l'arma che fa la differenza. La squadra che avrà più disciplina a fine dell'anno sicuramente avrà la meglio. Sì, anche perché con la disciplina, l'abbiamo visto soprattutto la prima giornata di campionato, si possono decidere le partite. Adesso comunque sì, ricordiamo un aspetto tecnico, eravamo nei 5 metri pesaresi con due calci punizioni per errori di disciplina di Viadana, siamo arrivati ora quasi dentro ai 22 di Viadana invece. Adesso un po' di difficoltà in questa touche, che il pallone non è uscito proprio bene. Comunque pallone che rimane nelle mani di Pesaro. Antonelli molto bravo qua. Adesso Cone qua che gioca dietro con Azzolini, manda a vuoto il giocatore di Viadana che era pronto l'intercetto. Sarsi, arriva un altro vantaggio per Pesaro. Sì, giocatore di Viadana che non rotola dalla rack. Qui ha le ginocchia a terra, dovrebbero lasciarlo. Tanti falli da parte di Viadana. Adesso comunque arriva un'altra occasione ghiotta per Pesaro per calzare in mezzo ai pali e per tornare in avanti nel punteggio. Sì, Viadana ancora indisciplinata. Ora è un'ottima occasione per Pesaro. Infatti vediamo l'arbitro che richiama il capitano di Viadana, sicuramente per falli ripetuti. Ora è Joubert che sceglie appunto Shot di andare per i pali.
Sì, adesso Bedona che sta facendo veramente tanti falli in questa fase di gioco. Ed è anche per questo motivo che Pesaro si è avvicinata così tanto alla linea di meta di Bedona. Comunque, adesso Pesaro che appunto ha l'occasione per tornare in avanti nel punteggio, mettere a segno il terzo calcio di giornata con Joubert. Perché sto facendo un video? Non a voi, volevo prendere me la bene. Ora silenzio al Toti Patrignani, al Tecnic Bull Park, rugby Pesaro per il calcio di Joubert, che porterà il risultato di 9-7 in caso si venga trasformato. Ed è così, Pesaro che passa a 9, squadra ospite a 7, ancora tutto da rifare, partita completamente aperta. Eh sì, adesso Pesaro che è riuscito a tornare avanti nel punteggio. Finora non partita troppo entusiasmante, giocata molto su, appunto, sui falli. E lo stiamo vedendo. Adesso nessuna squadra è riuscita a prevalere sull'altra. Comunque una partita che rimane sempre molto combattuta. Il risultato lo vediamo, 9-7. Adesso di nuovo la palla che va verso Venturini, che non la riesce a prendere. E ne approfitta Bussaglia. Adesso qua Alailo che riesce a guadagnare tanti metri. Adesso Bedona che sta accelerando il ritmo. E arriva però un bellissimo tenuto da parte di Antonelli. Sì, che è subito lì a mettere le mani sul pallone. E arriva un altro calcio di punizione a favore di Pesaro. Giusto. Diego che si mette la squadra sulle spalle. Prende, mostra il suo ruolo da capitano. Con un bellissimo tenuto che permette appunto alla squadra di casa di uscire da una zona abbastanza importante. Qui però Gilberto non calza molto bene, ha un po' svirgolato. Adesso Bedona che può giocare. Qui Serzi che prova a sfondare ma viene subito fermato da Dell'Acqua. Molto bravo Erbolini che l'ha fermato subito. È una buonissima difesa da parte di Pesaro, l'abbiamo detto. In questo momento Bedona è anche molto macchinoso e molto lento. E infatti qui palla che non va molto ancora bene. Ancora Tontini, terzo placcaggio positivo per Tontini. Qui Venturini che si è un po' stretto. Adesso qua Boccarossa che deve cercare di prendere il pallone. E lo fa molto bene, riesce a conservare molto bene il possesso, non era facile. Adesso qui c'è una dura lotta. Tontini che torna nel ruolo di 9, già la seconda volta che lo vediamo lì a sostituire Boccarossa quando è impegnato a terra. Qui attenzione, arriva una buona contrarracca di Bedona che però viene sanzionata. Ancora la disciplina alla meglio e Pesaro che ha ancora l'occasione di uscire da questa zona di campo. Adesso arriva un altro calcio di punizione per Pesaro e se vorrei dire una cosa, prima o poi dovrebbe anche arrivare il cartellino giallo dopo tanti falli di fila. Arriva un buon calcio da parte di Joubert che riesce ad allontanare la squadra di casa dalla zona rossa e si arriva sui 10. Tusce in questo caso completa. Importante mantenere il possesso in questa zona di campo. Tusce che arriva un po' male nelle mani di Antonelli. Per poco Dell'Acqua non è riuscito a recuperare il pallone. Adesso c'è una superiorità numerica da parte di Bedona. Bravissima Paletta che l'ha fermato. Joubert anche. Joubert. Ottimo ancora Antonelli. E arriva un altro tenuto. Non ho visto la parte di chi, però è un buonissimo tenuto. Mi pareva fosse Paletta. Adesso a Joubert che ha di nuovo il compito di calciare fuori.
ed è un punto importante mantenere il possesso per cercare di creare qualcosa in attacco, mettere in difficoltà la difesa di Vidana, che fino a questo momento abbiamo visto non è sicuramente una squadra che dici è al primo posto in classifica, è un po' in difficoltà, Pesaro la sta mettendo in difficoltà e infatti il risultato 19-7 per Pesaro, comunque partita ancora aperta, combattuta ed è molto lunga, ma in questo momento è tutto da vedere. Sì, Pesaro che deve mantenere la sua positività e deve sfruttare gli errori di disciplina di Viadana, ora ottima giocata. Una buonissima Erbolini. Giocata qua da parte di Pesaro. Arriva un altro vantaggio da parte di Pesaro. Mani! Qui è bellissima la manovra di Pesaro con Venturini che riesce a scappare via, riesce a rimanere in campo. Questo Boccarossa che gioca con Cone che sfonda. Partita sontuosa fino a questo momento di Cone che sì. Sta facendo molto molto bene in attacco. Ma è una gran partita a parte di tutta la squadra pesarese, possiamo dire che ha ancora voglia di attaccare, soprattutto adesso. Azzolini sta gestendo bene la squadra. Arriva però un fallo per Viadana. Sì, non vedo il gesto dell'arbitro, non riesco mi a capire. Mi pareva fosse un tenuto. Esatto. Sì. L'abbiamo visto oggi, l'arbitro appena vede il difensore toccare il pallone fischia subito tenuto. Qui attenzione perché Viadana gioca veloce, approfitta di uno spazio lasciato da Pesaro. Qua Joubert che riesce a schivare Bussaglia e fa un bellissimo calcio, che quasi va fuori, ma per poco numero 9 Maestri la riesce a tenere in campo. Joubert che in questo caso invece si accontenta del pallone in rimessa laterale e si ripartirà con una touche. Un po' di confusione in questo momento della partita da una parte e dall'altra, pallone che non sempre riesce a rimanere nelle mani di una squadra, sia per errori, sia per calci, sia per spazi lasciati. Comunque è una partita, appunto, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, è apertissima fino a questo momento. Adesso gioco fermo perché c'è, mi sembra, Joubert a terra per un problema. Possiamo dire che è una partita molto intensa, veramente fasi abbastanza lunghe. E Pesaro che appunto sta giocando veramente molto bene alla mano e sta riuscendo a mettere in difficoltà la squadra di Viadana. E abbiamo detto oggi appunto la disciplina, come tutte le altre partite, farà la differenza. E infatti vediamo Pesaro che sta sfruttando queste occasioni per guadagnare territorio con dei calci di punizione. Sì, l'abbiamo detto, in partite come queste, che sai che la partita è combattuta, la disciplina è fondamentale, anche perché appunto si possono vincere e perdere partite. Adesso qui gioco fermo, i giocatori possono un attimo anche rifiatare, bere un po' d'acqua, anche perché questi primi minuti di gioco hanno corso veramente tanto, da una parte e dall'altra, tanti calci, bisognava sempre tornare indietro, poi si ripartiva, e i punti in incontro comunque sono molto impegnativi, che sì. Abbiamo visto tanta lotta lì. Sì. E soprattutto anche nel gioco uno contro uno. Adesso minuti sì. Molto intensi, ora si riprende il gioco. Adesso si riprende il gioco con una touche a favore di Pesaro. Qua la palla che un po' schizza via, pallone che finisce nelle mani di Tontini, che forse era anche un po' avanti. Sì. Arbitro che non lo vede, comunque pallone che rimane che tiene il pallone con un dito, possiamo dire. Qui che anche in questo caso questo. Completamente tuffati i giocatori di Viadana. Arbitro che non fischia nulla. Qui Ibrahim è da solo. Viene, è molto bravo perché riesce a tenere il pallone. E arriva un fallo. Sì, abbiamo visto una squadra di Viadana molto indisciplinata, soprattutto il rack, forse solo il rack, perché appunto ricordo 5 calci di punizione su 6 derivati da falli in rack. Sì, tanti falli da parte di Viadana in questo momento, soprattutto come hai detto te, nei punti di incontro, e sta facendo la differenza perché Pesaro sta giocando molto sui falli di Viadana. Ora infatti, un ottimo calcio, infatti ottimo calcio. È da un po' che sento l'allenatore di Viadana che urlare disciplina, 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 proprio per questo motivo, perché Pesaro sì, sta giocando molto bene, ma riesce a guadagnare terreno tanti metri, soprattutto grazie ai falli di Viadana. E si, appunto, l'abbiamo detto, si vincono così le partite, e quindi
Pesaro sta approfittando di queste situazioni. Qui ancora una volta pallone che non finisce bene nelle mani di Antonelli. Rios è riuscito a recuperare il pallone, ma era avanti, quindi si ripartirà con una mischia a favore di Viadana. Nei 22. Sì, vedremo se Viadana in questa zona di campo deciderà di tenere il pallone all'interno della mischia per cercare un calcio di punizione, o invece sarà il numero 9 che darà la palla al capitano col numero 10 e andranno a calciare per uscire da questa zona di campo. Adesso vediamo come andrà questa mischia. Abbiamo visto qualche minuto fa una mischia molto combattuta. Adesso vediamo questa mischia come andrà, se sarà come prima un punto molto, molto stabile o se qualcuna riuscirà a prevalere sull'altra. Vedo sempre un po' di difficoltà dalla nostra parte dei piloni. Qui molto bravo numero 12 Gigli, che è riuscito a sfondare molto bene. Adesso qua pallone che viene mosso al largo. Qui Venturini che si riesce a far superare e Tontini che riesce a recuperare il pallone e tenerlo. Qui vedo un po' di discussione da De Villieris. Adesso Dell'Acqua che riesce a tenere il pallone, lo devono placcare in due. Qui pallone che esce. Boccarossa che viene tenuto su, però le ginocchia a terra e lo devono lasciare, infatti è così, l'ha detto anche l'arbitro. Qui Viadana che è molto scorretto, sta giocando veramente un gioco molto scorretto fino a questo momento. E infatti Venturini rimane a terra. Dai che si sta rinervosendo! Infatti è un po' come l'anno scorso era praticamente successa la stessa cosa. Partita giocata molto sulla violenza, diciamo, dove Viadana infatti ha preso anche un rosso. Adesso qui Viadana che prova a giocare al largo, c'è una superiorità numerica. È bravissimo Erbolini che, tornando dall'infortunio, prima partita titolare dopo l'infortunio, sta giocando veramente bene. Ancora lui, ancora Erbolini. Se due placcaggi in due secondi. E ho sentito prima che non era neanche al 100%. Sì, se non è al 100% lo voglio vedere al 100%. Sì, Erbolini in campo, appunto, abbiamo detto, dopo un lungo infortunio, prima partita titolare, rientra in campo nonostante non sia nelle sue migliori delle condizioni. Ora è Viadana che sta giocando alla mano. Viadana che sta cercando di accelerare il ritmo. Qui Viadana che riesce a muovere molto bene il pallone. Dopo qualche placcaggio mancato, comunque Pesaro riesce a recuperare. Molto bravo Paletta. È questo. La spazzata, Venturini viene spazzato un po' irregolarmente, però arriva un tenuto per Pesaro. Ottima difesa dalla parte di Pesaro, nonostante i falli arrivati dalla parte di Viadana. Gioco scorretto da parte di Viadana fino a questo momento, bisogna dirlo. Non siamo qua a dire soltanto complimenti per Pesaro, però è giusto segnalare anche questa cosa. Adesso Gilbert è un buonissimo calcio. Viadana che comunque, sì, bisogna dirlo, i giocatori sono molto nervosi, infatti è anche qua sotto adesso il numero 14 sta parlando un po' tanto con la tribuna. Questo appunto, sì, una cosa possiamo dire anche tra virgolette, se prendiamo il lato positivo, anche una cosa bella: c'è molta adrenalina, molta tensione in questa partita, entrambe le squadre la sentono, entrambe le squadre vogliono portare a casa il risultato per prendere punti e prendere i punti a salire in classifica. Ecco, Viadana potrebbe confermarsi ancora al primo posto, invece Pesaro sarebbe molto importante perché riesce a avanzare di posizione. Eh sì, secondo me anche Viadana, che veniva qua da prima in classifica, non si aspettava questo tipo di Pesaro, che fino a questo momento sta mettendo in difficoltà appunto i primi in classifica. Sarà una partita veramente veramente tosta, l'abbiamo visto soprattutto in questa fase di gioco. Qua sempre un po' di difficoltà, bravissimo Rios che riesce a, diciamo, a schiaffeggiare il pallone a Boccarossa. Cone ancora una volta ad entrare
riesce sempre a conservare il pallone e guadagnare sempre qualcosa. Adesso Boccarossa che calcia dal box, molto bene, ottimo calcio. Adesso sei Venturini che prova ad andare a contrastare, bravissimo De Villieris, e arriva però il velo e adesso i giocatori che si arrabbiano tra di loro, e l'avevamo un po' detto, l'abbiamo visto, i giocatori di Viadana sono molto nervosi ed è, guardate, la stessa cosa che è successo l'anno scorso. L'anno scorso Viadana stava dominando la partita. Andiamo a pesa la metà, andiamo! Stava dominando la partita in lungo e largo. E poi era arrivato un cartellino rosso. Situazione quasi simile appunto all'anno precedente. Adesso vediamo il guardaline che va a confrontarsi con il primo arbitro, proprio per vedere cosa è successo, per chiedergli qualcosa, perché potrebbero volare cartellini in questo momento. Vediamo se rossi o gialli. Ma neanche un giallo! Esatto! L'arbitro che fa soltanto un richiamo. Arriva un calcio comunque di punizione per Pesaro dopo il velo, i giocatori si sono scontrati. Ottimo, ottimo ora. Guardaline che però non segnala il fuori. Sì, sembra che il guardaline pensi che la palla sia uscita oltre la bandierina. Palla che per il guardaline non è uscita nel campo, è uscita fuori dalla linea di meta, e quindi si ripartirà con un drop dei 22 per Viadana. Comunque pallone che rimarrà nelle mani di Pesaro. Occhio, occhio l'erbo! Arriva Bocca! Quindi drop molto basso, pallone che va da Brahim che la stoppa con il piede. Adesso entra ed è questo un altro placcaggio al collo di Viadana, che non viene segnalato. Core che riesce sempre a tenere il pallone, bravissimo in questo momento, facendo un ottimo lavoro. Adesso Boccarossa che calcerà dal box. Adesso qua Venturini che per poco non prende il pallone, Antonelli che comunque subito lì riesce a tenere il pallone. Adesso Pesaro prova ad impostare il suo gioco nei 22 di Viadana con Rios. Qua Michael che gioca fuori con Joubert, che ha fatto un bellissimo flood. Comunque Dell'Acqua è riuscito a tenere il pallone con un po' di difficoltà. Erbolini qua che ha aiutato il suo compagno. A Boccarossa che prova a prendere un buco. E arriva un tenuto da parte di Viadana, lasciato da solo Boccarossa. E Viadana è riuscito subito a recuperare il pallone. Molto brave qua la formazione ospite. Sì, ottimo, un bellissimo scontro fra le due squadre. Abbiamo visto anche un gioco al piede, un box da parte di Boccarossa, Venturini che è andato a contrastare. Ora è anche molto buono il calcio da parte di Viadana, che è riuscito a guadagnare forse un 60 metri di campo. Qua Arbolini che comunque stava per fare una giocata bellissima con il piede da dietro, quasi a tenerla in campo. Peccato, comunque si ripartirà con una touche a favore di Viadana nei 22 di Pesaro. Adesso Viadana che ha una grossa occasione. Adesso vediamo se Viadana avrà gli stessi problemi di Pesaro avuti fino a questo momento in touche. Touche che va molto molto bene, provano a impostare ancora un drive gli ospiti, che riescono ad avanzare comunque, e arriva il vantaggio. Arriva un vantaggio, l'arbitro ha presupposto che appunto i giocatori di Pesaro l'avessero fatta crollare volontariamente la mall, così non mi pareva. Comunque arriva un altro vantaggio da parte di Viadana, che prova sempre ad accelerare il ritmo.
qui Vidana che riesce sempre a guadagnare qualcosa, quel qualcosa per avvicinarsi alla meta. Arriva un altro vantaggio. Placatore non rotola. Bellissimo placcaggio qua da parte di Antonelli. Sì, il capitano che si sta mettendo veramente la squadra sulle spalle. Pesaro sta difendendo molto bene, adesso comunque si ritorna sul punto del vantaggio. Vediamo Viadana cosa deciderà di fare, se andare in mezzo ai pali o andare in touche. Secondo me la scelta giusta è andare in mezzo ai pali, è sì. Infatti così. Giustamente torni in vantaggio e poi soprattutto in questo momento hai visto che Pesaro sta difendendo molto bene, andare in touche sarebbe molto rischioso. Sì, anche forse è un momento di break per far risfiatare le due squadre, per staccare un attimo da questo momento un attimo più agitato, porterebbe il risultato 10-9. Quando penso sia anche forse l'ultima azione di questo primo tempo. Esatto, infatti è così. Finisce 10-7 per Viadana il primo tempo, partita intensissima, combattuta. Torneremo con il secondo tempo e vedremo come andrà a finire. Via, birra, 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 birra. Saprei cominciare il secondo tempo, risultato che si è fermato alla fine del primo tempo sul 10-9 per gli ospiti. Partita super combattuta, super intensa. Adesso vediamo come andranno a finire questi altri 40 minuti. Partita fino a questo momento che è tutta da vedere. Questo è il numero 11 subito in fuorigioco. Eh sì, Bussaglia era subito in fuorigioco. Guardaline che non l'ha visto. Adesso qua Leva che prova ad andare a sfondare. Quasi al collo, però. Pallone che riesce ad uscire per dove c'è paletta. Palla chiusa quello. Qui forse qualche fallo di Viadana c'è, però. Sì, forse un placcaggio di spalla chiusa. Oggi adesso Azzolini un ottimo calcio. Qua Savino che riesce a giocare. Bussaglia non viene fermato. Boccarossa è molto bravo però che lo ferma. È stato molto bravo qua la di Viadana che è riuscito a fermare. È riuscito a guadagnare tanto terreno. Adesso qui prova a insistere Viadana. Viene detto quando Viadana c'ha la palla prova sempre ad accelerare il ritmo. Ottimo, ottimo Abraham, di Ibrahim. Bravissimo Ibrahim su Alailo. Arriva un vantaggio per Viadana, non ho capito forse per cosa. Fuori gioco. Può anche essere, perché il rack non ho visto falli. Qui Viadana che prova forse a creare anche una maul. Comunque si viene fermata. Spesso si torni sul vantaggio. In un altro vantaggio, ma la palla è ingiocabile. Arriva il calcio di punizione per Viadana. Placcaggio al collo visto dalle geste dell'arbitro. Adesso vediamo Viadana cosa deciderà di fare. Se andare in touche o andare di nuovo per i pali. La scelta saggia sarebbe andare per i pali. O anche forse Viadana potrebbe anche decidere quasi di giocare dritti per dritti. E infatti è così, Viadana decide di andare con il contatto fisico per provare a superare la difesa di Pesaro e andare in meta. E adesso vediamo, qui è tutto gioco di prepotenza, diciamo. Viadana che prova a creare una mole, guadagna molti metri. Pallone che però viene tenuto alto. Bravissima la difesa. Ottimo. Di Pesaro. E adesso si ripartirà con un drop line. Un drop, sì. Che è pallone che va da Azzolini. Che deve, se non sbaglio, appunto calciare in mezzo ai pali. Sì. Il drop. Sì, anche questo è un nuovo. Fa parte del nuovo regolamento, ecco. Era subentrato il drop line, ma non era obbligatorio calciare all'interno dei pali, adesso invece è obbligatorio calciare all'interno dei pali. Pallone che qua va per Bussaglia che muove subito. Arriva, attenzione, il drop addirittura. Sinistra! Però era un buon drop a livello di potenza. L'idea era molto buona. Adesso si ripartirà invece con un drop dai 22. Sì. Quindi Pesaro avrà l'occasione per allontanare di più il pallone. In questo caso sarebbe difficile un drop. Qua bravo Azzolini.
Viene subito fermato il capitano Paternieri. Bene da Tontini e da Arbolini. Ottimo Rios e Fener. Riescono a rubare metri all'attacco di Viadana. Prova ad insistere Viadana qui, Priola molto bravo. È tenuto! Qui Leva che aveva fatto un bellissimo lavoro. Qui Rios che aveva subito visto il giocatore di Viadana prendere, sì, il pallone, l'ha fermato subito. Rios, sì. Molto bravo, sta facendo una partita molto intelligente. Qui alla Ilo che guadagna sempre un po' di metri. Questo è un altro tenuto che l'arbitro stava per fischiare ma non ha fischiato. Viadana prova sempre ad insistere. Occhio Erbo! A giocare veloce. Qui pallone che sfugge dalle mani di Viadana. Qui bravo Erbolini subito a recuperare. Adesso Antonelli che deve rimanere su per cercare di far arrivare i suoi compagni. Molto bravo. Qui Azzolini molto bene per Tontini che stava per passare il pallone e poi ha deciso di conservarlo. Qui Venturini che viene fermato molto bene da Alailo e potrebbe arrivare un tenuto da parte di Viadana. Così non è, la palla riesce ad uscire. Si ora fuori con Azzolini, Paletta. Pesola che prova a giocare a largo qua, Paletta non aveva la possibilità di giocare. Fuori gioco, ottimo bravissimo calcio. Boccarossa che va a mettere in difficoltà calcio. Savino. Arriva un calcio di punizione a favore di Pesaro per un fuorigioco. Ennesimo fuorigioco da parte di Viadana. Ho perso il conto. Sì, tanti falli da parte di Viadana in questo momento. Falli, sì. Adesso arriverà un cambio. Ma sì, arrivano due cambi. De Angelis e Dal Pozzo. Dal Pozzo che prende il posto di, vediamo, credo di Rios, mi viene da dire. Può essere anche Leva. Tanto mi sembra intanto che è Joubert che esce, sì, al posto di De Angelis, quindi De Angelis andrà a giocare col numero 15, torna al suo ruolo madre dopo tante partite giocate da ala. Sì, esce Joubert, partita e poco sopra il sufficiente secondo me, 6,5-7 per Joubert. E infatti quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo, i calci non li ha mai sbagliati da estremo. Si sta comportando molto molto bene Giuberte. Intanto arriva anche l'altra sostituzione per Leva, anche lui prestazione da 6,5-7, perfetto, non ho sbagliato niente in quello che ha fatto. È entrato adesso Dal Pozzo che porta forze fresche in campo lì in mischia. Azzolini, perfetto il calcio dentro i 22 e adesso arriva un'ottima occasione per Pesaro. Vediamo quello che decideranno di fare e in questo caso sarebbe importante non avere i problemi avuti nel primo tempo in touche, perché appunto l'occasione è molto molto ghiotta. Touche che completa, se il pallone dovesse rimanere nelle mani secondo me giocheranno con un drive padroni di casa. Vediamo, perché secondo me poi Viadana deciderà di andare anche a contrastare il pallone in aria. Pallone che arriva per Antonelli, molto molto bene. Impostato adesso, molto bene il drive. Adesso Pesaro che prova a guadagnare terreno. E riesce. Drive che ruota, arriva anche il vantaggio. Stupendo. Perfetto Pesaro in questo momento. I giocatori di Viadana che lì si devono spostare. Pallone che esce. Arriva un altro calcio di punizione per Pesaro. Sì, ora è Boccarossa che si confronta con Azzolini. Azzolini quasi che voglia i pali. E infatti così è. Azzolini che sceglie i pali. Sì, decide di calciare in mezzo ai pali. Scelta Sasi in questa zona di campo. Non si corrono rischi. Si può andare sul 12-10. E si torna di nuovo in vantaggio. Bisogna, abbiamo detto nel primo tempo, bisogna giocare su questi falli. Perché sono importanti e lo stiamo vedendo. Si sta decidendo la partita con questi falli. Adesso Azzolini comunque avrà il compito di sostituire Joubert. Joubert finora aveva realizzazione 100%, vediamo se Azzolini riuscirà a continuare su questo trend. Okay.
incredibile quello che è successo. Azzolini che ha preso il palo, era arrivato Venturini quasi per schiacciare la palla e per poco non l'ha schiacciata, l'ha persa in avanti e si ripartirà con una touche. Peccato. Sì. Perché era un calcio molto importante questo per tornare in vantaggio. Adesso vediamo di nuovo le due mischie a confronto. Sì, ora è via Dana che deve cercare di tenere il possesso e uscire da quella zona, una zona molto pericolosa. Eh sì, adesso è un'occasione per Vidana di uscire da questa zona. Qui ci sono altri problemi in mischia. L'arbitro sì che fa ripetere. Molto molto. Ma era la 18, vero? Momento fermo. L'arbitro che si sta confrontando con le prime linee. Adesso vediamo se riusciranno a risolvere i problemi che sono avuti in questo momento nella mischia. Ricordiamo, pallone nelle mani di Vedana dopo l'avanti di Venturini. Peccato. Mischia che rimane molto stabile, crolla qui alla Ilo, proprio crolla completamente. Sì, forse è un calcio discutibile, ma l'arbitro sicuramente da lì vicino ha preso la sua decisione. Ora è Viadana che ha la possibilità che con un calcio di cercare una rimessa laterale. A me era parso che era caduto prima alla Ilo che Rios. Comunque calcio di punizione adesso per Viadana, che ha la buona occasione appunto per allontanarsi e mantenere il possesso. Qua Venturini stava pensando di fare un mega salto per provare a tenere il pallone in campo. Era impossibile ovviamente. Adesso comunque touche a favore di Viadana. Quel calcio sicuramente adesso peserà molto per il proseguo della partita. Sì. Però comunque Pesaro deve continuare a imporre il proprio gioco. Viadana appunto cercherà di risalire il campo. Viadana qui è molto bene, che riesce ad uscire molto bene qua dell'acqua che va a placcare con un po' di difficoltà, ma riescono a fermarlo. Sì, qui adesso molto bene Viadana. Bussaglia che viene fermato da Tontini. Viadana quando accelera è sempre pericoloso. Qua arriva però l'avanti da parte di Viadana. Fenner che avanza, riesce a fare tanti metri, nessuno ferma, anzi c'è un vantaggio. Bravissimo Fenner, sempre impattante sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Qua adesso Peso prova a giocare a largo con Venturini che prova a sfuggire. Luca Rossa che adesso arriva per muovere il pallone a Cone. Fermato questa volta sul posto con sempre un po' di difficoltà. Adesso qua Rios che gioca dietro con Azzolini e viene fermato molto bene Paletta. Qua attenzione perché c'è ancora palla in potrebbe gioco. Essere un break. Antonelli che però riesce a tenere il pallone. Qui arriva un fallo, giustamente viene strattonato. Mornafano 11! Il cosiddetto placcaggio a bandiera che non si può fare. Adesso si ripartirà con un calcio di punizione per Pesaro. Giocatori che mi sembrano veramente stanchi. Vedo qualche giocatore piegato sulle ginocchia in questo momento. Partita è intensissima. Ottimo calcio adesso da parte di Azzolini. Si entra che permette alla squadra di salire il campo. Si entra nella metà campo di Viadana adesso. Importante mantenere questo pallone. Anche perché se Pesaro non ha un gioco in questo momento fluido, comunque che può mettere in difficoltà Viadana, arrivano i falli dall'altra parte e quindi per questo bisogna mantenere soprattutto il pallone, anche sì. Perché comunque Viadana ti mette in difficoltà e quindi non è facile giocare palla alla mano, però no, abbiamo visto tanti falli da parte di Viadana e quindi si può giocare molto su questa cosa. L'importante è però tenere il pallone. Ora touche nelle mani di Fenner. Pesaro che è in posta, difficile. E qui è stato molto bravo Casasola
a recuperare il pallone. Adesso Viadana che cerca di risistemarsi, cerca di riguadagnare terreno. Attenzione qua che pallone perso in avanti da parte di Viadana. Con la testa non è avanti. Arriva però un avanti da parte di Pesaro. Che ha... Non mi pareva fosse avanti. Sì, forse paletta la presa di testa, sì. Questo per ricordare infatti che se si tocca il pallone con la testa, se qualcuno l'avesse visto, io sinceramente non l'ho visto, però se il pallone dovesse essere attaccato con la testa e il pallone dovesse schizzare appunto in avanti, non è possibile reputarlo avanti. Adesso un cambio da parte di Viadana, di un uomo di mischia, esce il numero 5. Sì, esce il numero 5 Gattia. Adesso voglio capire per chi. Il numero 21. Mentre il numero 21 Miselli è pronto anche un cambio da parte di Pesaro. Entrerà Porcellini. Andrea Porcellini. Prima partita per lui quest'anno in campionato di Serie A. Sì, ha debuttato l'anno scorso in Serie A. Esce Tontini con un'ottima partita, possiamo dire. Bellissima partita per lui. In difesa oggi ha fatto veramente la differenza. Sì, esce Tontini, ha fatto un'ottima partita in fase difensiva. In fase offensiva si è visto forse un po' di meno, però comunque è stata una partita anche per lui molto sufficiente. Adesso entra Andrea Porcellini, che ha il compito di mantenere la partita su un alto livello. Non solo lui ovviamente, però dovrà contribuire a questa cosa. Ora Boccarossi che dà spiegazioni. Ma non lo sa già gioca. Mischia stabile, forse quasi da Pesaro. Altri problemi sempre per in mischia. Qui bravissimo Erbolini e arriva l'avanti. Può giocare. Con Boccarossa che recupera il pallone. Altro placcaggio al collo. E si ripartirà con una mischia per a favore di Pesaro dopo l'avanti di Viadana. Si ritorna sul punto di vantaggio. Sì, oggi abbiamo visto Boccarossa, veramente un vero duello di partita, un duello fisico per Boccarossa continuo. Sta facendo anche lui una grandissima partita oggi. Ora l'ennesima mischia. Abbiamo visto forse la mischia precedente, Pesaro, che era più propositiva nell'avanzamento rispetto a Viadana. Adesso vediamo questa palla invece a favore di Pesaro, cosa succederà. Sì, sta vedendo in questo momento Alailo, il pilone numero uno di Viadana, un po' in difficoltà rispetto al primo tempo. Rios secondo me lo sta mettendo in questo momento davvero in difficoltà. Adesso vediamo come andrà questa mischia. C'è il gomito per terra, c'è! Mischia che ruota e va a favore di Viadana. Vengono pure dati 10 metri contro a Pesaro per gioco antisportivo. Tonelli che qua va a chiarirsi con l'arbitro. Occhio Pablo! Adesso vediamo. Tonelli si è chiesto spiegazioni. Adesso vediamo Viadana cosa deciderà di fare. Intanto un cambio. Nei tre quarti. Esce il primo centro. Vergognati! Penso che esca il primo centro. Sì, esce il numero 12, Gigli. Vediamo chi entra in campo. Non riesco a vedere il numero. Adesso Viadana decide di andare in touche. Adesso l'occasione è molto importante per Viadana, per mettere a segno punti molto importanti in questa fase di partita, se dovesse arrivare da una parte o dall'altra. Adesso vediamo cosa deciderà di fare Viadana. Secondo me decideranno di andare a creare un drive. Esatto.
4 stagioni. Ottima la touche di Viadana, adesso la impostano il drive. Assaltatore! Ha coperto la schiena! Pesaro che sta quasi portando indietro il pacchetto di mischia di Viadana. De Villieris che era riuscito a sfuggire bene. Adesso Viadana che qua c'è la superiorità numerica. Pallone che però schizza e arriva fuori. Pallone che termina fuori. Ora Pesaro non può permettersi di commettere errori, deve prendere questa touche, giocarla più sicura possibile e uscire da questa zona di campo. Sì, Viadana che l'abbiamo visto è forte, perché è forte molto, gioca la palla alla mano, quando muove il pallone ha un ritmo veramente alto, però capita che delle volte fanno questi errori che si mettono in difficoltà da soli ed è tutta la partita così, no? Sì, una squadra molto molto veloce che quando decide di accelerare veramente fa la differenza e riesce a mettere in difficoltà Pesaro. Non so, mi sembra che ci siano dei cambi forse da parte di Viadana, non sto capendo cosa stia succedendo, se un giocatore magari si è fatto male. 24-7. Adesso comunque non ci sono stati cambi, c'era secondo me dei confronti. Adesso qui touche a 4. Bravissimo Antonelli che è riuscito a prendere il pallone, esatto. E arriva il calcio di punizione. Questo perché Viadana aveva invaso il canale di Pesaro e devi rimanere, diciamo, di saltare su se stesso. Giacomo, il fallo è anche perché il giocatore di Viadana in area ha preso il braccio del giocatore di Pesaro e quindi è un fallo, non può, deve lasciarlo. Un po' come nel basket, quando vado a tirare non posso toccare il braccio del giocatore che sta tirando. Diciamo due falli in uno. Esatto. Due falli in uno, io ne ho visto uno, te hai visto l'altro, comunque. Un altro cambio adesso. Calcio di punizione. E Santini che entra, penso, sì, al posto di Venturini a questo punto. Sì, entra Santini, tanti zoni in campo. Al posto di Erbolini, giustamente, ha fatto la sua partita, l'allenatore sicuramente vorrà perseverarlo. Ottima partita di Erbolini, prima da titolare. Quest'anno dopo l'infortunio è stato veramente bravo, ha fatto una partita di alto livello, adesso Santini va a prendere il suo ruolo. Ottima touche da qui da parte di Pesaro, con Azzolini che gioca con dell'acqua, Ebrahim che pesta sulle gambe. Pone che riesce a giocare molto bene dietro, è una bella giocata qua da parte di Pesaro, De Angelis che viene fermato. Alle ginocchia a terra, devono lasciarlo. Ha placcato il nome! Adesso qui un po' di difficoltà in questa. In questo punto di incontro, in questa fase di gioco. Arriva un fallo da parte del numero 13, Orellana. Adesso qua un po', secondo me l'arbitro in questo momento sta perdendo un po' la partita, perché questo era proprio clamoroso da parte di Orellana, è stato proprio antisportivo a mio avviso. Arbitro che secondo me davvero sta perdendo la partita, ma se da una parte se dall'altra ci sono tanti falli. Cioè, molto stupidi. Era che l'ha avuto fuori sto allenatore, Adesso i giocatori di Pesaro li stanno anche lamentando per questa direzione gara. Molto discutibile, lo stiamo vedendo. 17-6 adesso arrivano dei cambi da parte di Viadana, escono i due piloni Alailo e Vallesi. Ed entrano Simonini e Novindi. Adesso credo che Pesaro deciderà di calciare in touche e cercare di creare un'altra situazione di gioco in attacco. Azzolini, perfetto qui. Un calcio che si entra nei 22 di Viadana. Adesso è un'occasione importantissima, bisogna sfruttarla al meglio.
si può decidere davvero la partita in questi momenti qui. Vedo un giocatore rientrare. Arriva un cambio, anzi, è entrato il numero 19 Broccio per Priola. Dai, forza, una bella touche! Andiamo la touche di Pesaro, credo che imposteranno un drive con Antonelli. Perfetto il drive di Pesaro ancora una volta. Lo impostano molto bene, cercano di avanzare terreno. Girano i giocatori di Viadana. Sì, forse qua ci stava un vantaggio. Sì, perché i giocatori di Viadana si trovavano in fuorigioco. Esatto. Adesso comunque Pesaro che sta comunque guadagnando il terreno in questo momento. Ora si rimette un po' di ordine, Pesaro riesce a organizzare di nuovo e avanzano. E stanno avanzando, si fa sentire il pubblico pesarese. Stanno guadagnando il terreno poco a poco. C'è in questo momento molta confusione, sto cercando io di capire cosa stia succedendo, perché sta succedendo palla veramente fuori, di tutto in questo momento. Comunque pallone che va a terra, si può dire che Viadana ha difeso bene, e questo però è un fallo da parte di Viadana che va a mettere le mani dove non può. Attenzione, qualche peso la prova a giocare con dell'acqua. Decide di tenere la palla. Preferito di fare la scelta più semplice, diciamo. Qui Fenner che cerca di guadagnare terreno, pesa sulle gambe con spazzatura perfetta. Qui Venturini che prende il pallone, arriva un vantaggio da parte di Pesaro, presuppongo fuori gioco, e questa è una buona occasione con Nastolini che ottimo decide di giocare dietro per Venturini che per poco non arriva. Era perfetto, adesso si ritorna sul punto del vantaggio e bisogna andare per forza per i pali, per forza, perché sarebbero tre punti a questo punto fondamentali, e si torna in vantaggio sul risultato. E infatti è così. Azzolini questa volta deve essere freddo, lucido, perché è un calcio importantissimo, importantissimo. Adesso questo calcio veramente di una importanza incredibile, può decidere davvero la partita in questo momento. Cambia risultato sul tabellino, e questo è un calcio importantissimo. L'abbiamo detto, è stato un silenzio incredibile questa per testimoniare la tensione che c'è in questo momento. Adesso ricordiamo ancora soltanto Pesaro 2 punti di vantaggio, partita ancora veramente aperta. Ora Pesaro che deve giocare a metà campo di Viadana. Lussaglia nuovamente in fuorigioco. Qui Antonelli che tiene molto bene il pallone, fa molto bene questo lavoro. Ottimo sostegno, la pulizia e il rack permettono a Boccarossa di eseguire un calcio dal box. Boccarossa bravissimo. Adesso qua Santini che deve andare a prendere il pallone. E arriva l'avanti di Viadana, presuppongo. Bravissimo. Bravissimo Santini, bravissimo, è andato a contrastare, è andato a mettere in difficoltà un giocatore di Viadana. Adesso arriva una mischia a favore di Pesaro. La squadra pesarese in questo momento perfetta, sta facendo la partita come doveva farla, sta mettendo in difficoltà Viadana. Si deve continuare e devono continuarla a fare così. La partita è ancora abbastanza lunga, dobbiamo giocare nella metà campo di Viadana senza commettere falli. Stanno interpretando veramente la partita molto molto bene in questo momento Pesaro. Sta componendo veramente bene, non si può dire nulla. Dai Diego, dai, testa adesso, Diego. Vediamo adesso come andrà questa mischia, appunto, come hai detto te. Bisogna conservare il pallone in questo momento. Undici, è una scarpa sbagliata.
Lei! Altri problemi qua in mischia. Ho visto Rios con le ginocchia per terra. Momento dell'impatto, momento in cui si sono legati. Adesso arbitro che risegna il punto. Mitch, smontalo! Come un Lego! Adesso ci risiamo, vediamo come va, come andrà questa mischia. Se ci saranno ulteriori problemi, la palla riuscirà ad uscire. È per terra il sinistro! Il sinistro è gomito per terra! Eh sì, qui arriva un fallo per Pesaro. Ottimo il comportamento della mischia pesarese, che riesce a governare. Ottimo, ottimo, ottimo. Pesaro veramente perfetto. Era importantissimo perfetto, questo, anche per l'umore. Eh sì, infatti abbiamo visto la grande esultanza da parte di Pesaro, perché davvero su questi falli si gioca tutto. Si giocano dei metri importantissimi. Basta che esce Michael. Bravissimo Azzolini, che calcia ancora bene. Porta avanti la squadra. E sarà un'altra touche a favore di Pesaro. Touche a 6, segnata da, ho visto il gesto di Antonelli, quindi secondo me si potrebbe riandare per nuovamente un drive. Metta Pesaro, metta! Vediamo Pesaro, importante davvero tenere il pallone in questo momento. È peccato che non è così. Vidane è stato molto bravo. Ora ci serve pressione, pressione. Fener bravissimo subito a placcare. Placcaggio avanzante addirittura. Comunque Pesaro riesce a guadagnare terreno. Vediamo Vidane. Sta cercando di conservare il pallone. Occhio a sinistra! Qui vedo delle mani di Rios. Peccato che non era regolare. Qui provano a calciare, uomini di Vidane, attenzione, arriva la meta, incredibile, è arrivata la meta da parte di Pesaro, incredibile in questo momento. È stata veramente un'azione casualissima con il numero 10, Paternieri, che ha provato a calciare per cercare di allontanare il pallone, è stato contrastato, è stato fermato e ne ha approfittato, non ho visto chi, mi sembrava dal posto. E il risultato adesso si porta sul 17-10 e con il calcio potrebbe andare 19, quindi Vidane non riuscirebbe, non, anche se dovesse fare meta con e realizzarlo, non potrebbe passare in vantaggio e quindi potrebbe essere veramente un altro calcio importantissimo, incredibile quello che è successo. Vidane che ha commesso un errore madornale e adesso Azzolini che ha di nuovo il compito di calciare in mezzo ai pali. E arriva la realizzazione di Azzolini e il risultato che va sul 19-10. Incredibile quello che è successo, non me lo sarei mai aspettato questo errore di Vidane, proprio ingenuo anche. Palla che finisce nelle mani di Paletta, sicuro che prova a guadagnare qualcosa, viene fermato però, adesso vediamo. Azzolini qua che calcia lontano per scongiurare pericoli. Prova a fare qualcosa a Paternieri. Adesso c'è anche l'altro Paternieri, due fratelli presuppongo. Vidane anche deve cercare di conservare il pallone, deve andare a fare meta per cercare di recuperare.
Sì, Viadana che ha accelerato adesso, ma è Pesaro che avanza ancora. È bellissimo, ancora una volta. Andiamo! Il placcaggio di Paletta. Partita sontuosa di Paletta in difesa, sontuosa. Sì, possiamo dire che oggi la difesa pesarese veramente sta facendo la differenza, non sta lasciando metri a Viadana e sta avanzando sempre di più. Viadana così costretta a un po' lanciarsi il pallone addosso per cercare di fare dei buchi. 20? La Madonna! Arrivano altri cambi da parte di Viadana. Sono a uscire il numero 6 Crea e il numero 11 Bussaglia. Dai, fischia a finire, basta, no, calma. Non ho ben visto che sono entrati. Comunque c'è stato anche un cambio di ruoli, diciamo, perché il numero 9 Maestri è passato tale dopo la sostituzione di Bussaglia. Intanto vedo, scusa Giacomo, dalla panchina pesarese dei movimenti, e sarà Giacomo Ruffini a entrare subito dopo questa azione. Vedremo probabilmente forse Venturini, vediamo se l'allenatore voglia aggiungere peso al pacchetto di mischia. E arriva un altro fallo in mischia da parte di Pesaro. Crollato. Oggi la mischia pesarese veramente sta dimostrando. Crollato il pilone Simonini. Tantissimi problemi di mischia di Viadana, ma secondo me ci sono stati tanti problemi da parte di Viadana. E a mio modo di vedere questa è una critica, non è un insulto, chissà cosa. Non è una partita da prima in classifica questa. Sì, non è una partita. Comunque Viadana ha un buonissimo livello, abbiamo visto che se gioca veloce riesce a mettere in difficoltà molto la squadra pesarese. Sì, sì, ha fatto. Interrompo un attimo, ottimo calcio di Azzolini. Continuo dicendo, Viadana un'ottima squadra in velocità. Purtroppo, come abbiamo detto, in questo campionato, in questo girone, la disciplina fa la differenza. Oggi abbiamo visto una squadra ospite veramente indisciplinata, molteplici falli che Pesaro ha saputo sfruttare e renderli positivi e migliori per la squadra. Poi comunque non è la partita prima classifica, ma perché c'è stato un Pesaro incredibile quest'oggi. Sì. Nelle tre partite, questa è la terza partita in casa, questa è stata la miglior partita in casa che hanno fatto. Una crescita incredibile se pensiamo alla prima giornata di campionato. Qui il pallone che non riesce a dare mai Antonelli, Ibrahim comunque che riesce a recuperare il pallone. Tutto bravissimo. Qui Venturini che viene fermato. Pesaro comunque ancora con il pallone, con il possesso, che prova a insistere, prova a cercare un'altra meta. Sì, Pesaro, nonostante ormai penso sia a 8 metri di distanza, comunque insiste lì vicino col pacchetto di mischia con dei pick and go. Piccone che prova a sfondare. Dai, abbiamo vantaggio! Vantaggio per Pesaro anche, e questa è un'occasione importante. Potrebbero arrivare a altri punti, vediamo. Largo, Raucci! Dentro i 5! Questa è un'azione veramente Pesaro importante. Pesaro piano piano però sta avanzando sempre col vantaggio. Sì, Pesaro si sta comparando veramente molto bene. Ottima partita di Pesaro in questo momento, sia in mischia sia nei tre quarti. Stanno comparando veramente bene tutti i giocatori. Ci sta provando Pesaro, piano piano si sta avvicinando. Adesso prova a decidere di giocare a largo con Azzolini che decide di sfondare. Viene fermato, forse al collo. Comunque si continua a giocare, il pallone è nelle mani di Pesaro. Bocca con Bocca Rossa. Rossa che decide di prendere iniziativa. Si ricomincia. Faccio una nota positiva per Bocca Rossa oggi, grandissima partita di contatto per lui. Veramente ottima partita per lui oggi. Si è preso anche lui la squadra sulle spalle, sta dimostrando a tutti, sia al pubblico che alla propria squadra, quello che vale. Arriva anche un cartellino giallo, vorrei dire alla buon'ora, cioè doveva arrivare molto prima questo cartellino. Comunque è arrivato e vedo che continua anche a protestare, che è il numero 3 di Siorellana, quello che aveva causato quel fuorigioco abbastanza antisportivo. Adesso vediamo cosa deciderà di fare Pesaro. Dopo che si è tornati sul punto del vantaggio e si decide di andare in mezzo ai pali, scelta saggia per mettere a segno altri tre punti e passare
sul 22-10. Tanto vedo anche un altro cambio pronto, che è Mattioli, che vediamo al posto di chi entrerà. Sì, forse appunto dopo forse questi ennesimi scontri fisici e ora anche che Boccarossa vada in panchina, ribadisco, dopo aver disputato una partita eccellente. Oggi sì, oggi credo che nessuno sia insufficiente da parte di Pesaro. Veramente ha fatto una partita incredibile tutti quanti, una partita veramente di sacrificio. Sì, ora decisione per i pali, per allungare ancora la distanza punti. Ricordiamo, siamo a 19-10, siamo già fuori break, non basta una meta a Viadana per riprendere Pesaro. Con questo calcio addirittura servirebbero quasi due mete. E arriva la realizzazione, 22-10, altri tre punti fondamentali, e adesso la strada per Viadana si fa ancora più in salita per recuperare il risultato. Adesso arrivano anche i cambi, infatti come hai detto te esce Boccarossa al posto di Mattioli. Voglio rifare nuovamente complimenti, veramente Boccarossa oggi partita forse uno dei migliori giocatori in campo. Sì, oggi è stato secondo me anche per me tra i migliori giocatori in campo, ha fatto anche lui una gran partita di sacrificio, è come se forse quasi l'uomo aggiunto in mischia, perché veramente ha preso talmente tanti contatti oggi, ha avuto preso talmente tante botte dai giocatori di mischia che sembrava il nono giocatore di mischia. Sì, oggi posso già dire a questo momento della partita, se devo pensare a man of the match, veramente la squadra pesarese, tutti giocatori molto bravi. Oggi è difficile per me un man of the match, possono essere o Boccarossa della squadra pesarese o anche il numero 10, capitano della squadra di Viadana, ha fatto una bellissima partita. Sì. Adesso qua c'è una possibile contraria da parte di Viadana, che però non ha successo. Pesaro che prova a cercare di conservare il pallone, giocatori di Viadana che si tuffano per placcare. Pesaro che sta tenendo pallone lì come se la partita stesse per finire. Non abbiamo il cronometro dietro. Sotto, però potrebbe... Però, suppongo di sì, perché... potrebbe finire la partita a breve. Questo sta guardando l'orologio. Sì, Pesaro che tiene pallone lì, quindi suppongo che manchi veramente poco. E arriva un calcio di punizione. Altro fallo di Viadana. E arriva un calcio di punizione importantissimo. Si esce dalla zona rossa. E adesso si può calciare il pallone lontano per cercare di guadagnare sì, metri possibili. Partita penso finita, perché ancora giochiamo lì. Hanno deciso di tenere il pallone, non rischiare di andare in touche e sì, perdere il pallone. Pesaro ha deciso di fare contenimento e penso la partita sia finita. E la partita credo proprio sia così. È finita un'altra volta. Viadana viene qui e perde per il secondo anno consecutivo. Pesaro batte Viadana in casa. Risultato bellissimo, partita emozionantissima, intensa, combattuta. È partita che finisce sul 22-10 per Pesaro. Non si poteva chiedere di meglio. Sì. Allora siamo qua con l'allenatore Tato Martino, secondo me c'è poco da aggiungere dopo questa gran partita da parte vostra, cosa vuoi aggiungerci? No, anzitutto, come aggiungere, prima il sostegno che abbiamo avuto dal pubblico, che questo si sente, per noi è un'energia incredibile che ci dà. E poi l'abbiamo lavorato in queste settimane. È difficile perché stiamo arrivando giocando bene anche le altre partite e stavamo sempre alle tre partite le abbiamo perso proprio nell'ultima giocata, all'ultimo minuto. Ci abbiamo promesso in settimana che dobbiamo migliorare negli ultimi 20 minuti della partita. Abbiamo migliorato, abbiamo ottenuto. Quei ragazzi sono entrati nella panchina, che si entrano 3, 4, 5 minuti per una partita come loro. Con una squadra come loro bisogna chiuderla, l'abbiamo chiuso molto bene e niente, noi dobbiamo continuare per la nostra strada pensando a noi e andare partita a partita. Adesso, come hai detto te, partita bellissima, una vittoria che dà sicuramente morale, bisogna continuare su questa strada. Sì, noi dobbiamo continuare sulla stessa strada, quello che le dico sempre, quando perdiamo non siamo i peggiori, né adesso non siamo i migliori, dobbiamo continuare.
Studiare, vedere cosa abbiamo fatto bene, male, e imparare i nostri errori, e crescere nel gioco, che penso che stiamo crescendo molto partita a partita. Si vede che è una squadra che attacca, che mettiamo sotto pressione all'altra squadra, e anche stiamo difendendo molto bene, quindi bisogna aggiustare un po' certe cose, soprattutto la mentalità, e avremo più vittorie così.